Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiuno. Nuova puntata di Uomini e Donne, nuove critiche di Tina Cipollari, opinionista da oramai anni. Ecco cosa è successo e con chi se l'ha presa questa volta. Tina Cipollari e Maria De Filippi. È andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il consueto appuntamento del pomeriggio di Canale 5. In studio dame e cavalieri che provano a cercare l'amore per il resto della vita. Tante le coppie che si frequentano giovani e non. Spesso lo studio è in baraonda a causa di Tina Cipollari. L'opinionista infatti non ha peli sulla lingua e dice la sua su ogni frequentazione presente in studio. Tina spesso esagera ed è Maria De Filippi a ristabilire l'ordine nello studio. Quasi sempre si accanisce contro Gemma, ma quello che è successo in puntata è con un'altra dama, Pinuccia. Pinuccia è il nuovo obiettivo di Tina Cipollari. Nelle ultime puntate Tina Cipollari critica molto Pinuccia, un'anziana signora, che vuole trovare l'amore. Dopo la conoscenza finita con Alessandro, Pinuccia rifiuta tutti i suoi contendenti che arrivano nello studio di Uomini e Donne per conoscerla. Questo comportamento fa uscire fuori di senno Tina. Tina infatti chiede a Pinuccia cosa vorrebbe, visto che Alessandro non ha mai dichiarato amore per lei, ma solo un'amicizia. Ma la dama non si ostina e vuole uscire con Alessandro tanto da rifiutare l'invito degli altri uomini. Tina è dura con Pinuccia tanto da farla scoppiare in lacrime e farla uscire dalla studio. Pinuccia, Uomini e Donne. Pinuccia viene raggiunta da Maria, la padrona di casa infatti cerca di consolare la dama e di zittire l'opinionista facendogli capire che sta esagerando. Ma ciò che fa infuriare Tina Cipollari è il modo con cui Pinuccia rifiuta gli uomini guardandoli altezzosamente, e chiedendo sempre se sono capaci a ballare. La dama infatti vorrebbe un signore che sia un bravo ballerino, perché visto che a lei piace tanto ballare vorrebbe trascorrere gli ultimi anni della sua vita divertendosi e ballando con passione. Tina critica proprio questo suo modo, e stanca delle dichiarazioni di Pinuccia è entrata in studio con uno specchio. Lo specchio è l'ultima trovata di Tina Cipollari, che ha voluto far capire alla dama che non alla sua età non deve guardare l'aspetto fisico degli uomini che arrivano, ma deve andare oltre, altrimenti non troverà mai un uomo. Tutto sotto gli occhi vigili della De Filippi, che blocca sempre la Cipollari quando esagera con le parole. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.